RTS Radio Terlizzi Stereo. Benvenuti su Radio Terlizzi Stereo e oggi con noi Diego Mancino. Ciao Diego. Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, parliamo un po' del tuo album di prossima uscita, È necessario, esce il 3 aprile e c'è stato già il primo estratto dall'album, Colpa della musica. Facci capire, ma ce l'hai proprio con questa musica o vuoi comunicarci altro? Ebbene no, vi voglio proprio dire altro. In realtà dice, è colpa della musica che ascolto se ho sempre avuto torto, che vuol dire esattamente l'opposto. Sì, infatti. Io sono quello... io sono formato da quello che le canzoni che mi porto nel mio bagaglio fanno di me. È un po' come dire, se ti piaccio sono così, se no certo. Vattene a quel paese. Infatti. Però è a quel senso, è un po' come dire, questa è la mia nazione, è fatta delle persone che amo, che ci vivono, che sono scelto, certo, no? Certo. E non quelle magari che ho come grado di parentela, in fondo. Le canzoni sono un po' come dei parenti, no? Come dei figli piuttosto che dei fratelli o delle certo. sorelle. Sono ovviamente sono un riflesso anche della vita che viviamo, delle esperienze, di tutto ciò che ci circonda. Chiaramente, certamente. Ovviamente. Visto che hai parlato di bagaglio culturale, tu che bagaglio ti porti dietro? Cosa non solo come bagaglio di ricordi, anche come bagaglio musicale? Cosa ascoltavi quando eri piccolo, insomma? Io sono nato con la musica punk, post-punk, diciamo, che è stata la prima con la quale ho iniziato a suonare. Il primo disco della mia vita me lo regalò mio padre, era Viva Las Vegas di Elvis Presley. Caspita. Quando ero proprio piccolino. Che battesimo, Sì, no, ma infatti io ballavo come un bambino, balla guardando il giradischi. Però poi ho iniziato a suonare nei garage e a fare un po'... Addirittura ho iniziato con la batteria, figurati. Però pian piano... Scusa? Un'evoluzione, praticamente. Io avevo un po' vergogna a stare davanti. Non era proprio... Cioè, non pensavo di... Non lo so, non mi sembrava il mio posto. Poi in realtà, siccome mi piace cantare, mi libera, ovviamente, ho scoperto che era quello il mio strumento. Scrivere poi è venuto molto dopo. Certo, magari con maggior consapevolezza, con più crescita anche sotto tutti gli aspetti. Esatto, sì, anche con aver individuato le cose che si vogliono dire. Certo. Come mai sei passato, è curioso questo passaggio, dal punk a un qualcosa di diverso, diametralmente diverso dal punk, perché insomma... Come mai questa... Non mi sembra così di... Anzi, no, devo dire che i dischi... Io ho fatto dei dischi di cantautorato, però la mia attitudine è quella, di, come dire, di un musicista minimale che in qualche modo prova a farlo, ma non è sicuro di saperlo fare. Sono tutti più bravi di me, capisci? E questa roba... Sì, è così. E questa roba qua è punk, perché lo fai lo stesso, anche se... Gli altri sono più bravi di te. E il disco che ho fatto adesso, che si chiama È necessario, è un po' la stessa cosa, perché ero in un territorio non mio, ma quello di DJ Mike, quello dell'hip hop, sì. Il turntablism, si chiama l'arte di suonare i dischi come fa lui. E ovviamente l'atteggiamento è lo stesso, è quello di dire, ok, non so se sono capace di farlo, però io posso farcela. E un po' è quello è il punk. L'atteggiamento punk, sotto questo punto di vista non l'avevo mai vista, ecco, magari di primo impatto Quando, non so, quando la prima volta che hai sentito i Clash o i Sex Pistols non hai pensato, cazzo, ma sì, lo posso fare anch'io quella roba lì? Sì, penso l'avranno pensato tutti. Infatti, quello è proprio il grande potere, la spinta che dà quel genere musicale, che... Non è un suono, è un'attitudine. Certo, sì, sono pienamente d'accordo con te. E insomma, una carriera in ascesa, possiamo dire così, o in discesa, insomma, decidi tu. È sempre in salita per tutti. Certo. Comunque non c'è un punto d'arrivo, però è veramente una salita. Questo è un paese dove tutto è veramente difficile. Figurati fare il musicista, scrivere canzoni e essere anche
in qualche modo credibile, cioè è veramente difficile, però non ce l'ha mica ordinato il dottore, io faccio questo lavoro perché lo amo. Questo è tutto, amare qualcosa è forse la cosa principale, che è la base di tutto quello che ognuno fa, perché insomma, se non ci fosse l'amore per la musica in questo caso non avrebbe senso. E comunque l'amore per il proprio lavoro, che è una cosa molto rivoluzionaria, fare bene, amare le cose che si fanno, per esempio tu fai radio. Sì. E lo fai per amore, immagino che non ti paghi. Certamente, assolutamente no. Qui lo fai per amore. Certo. E questa roba qua è importante, è la cosa a cui tenere più cura. Certo. Ti chiedo, tu fai parte del progetto Rezophonics, giusto? Sì, sì, ho lavorato con loro per molti anni, adesso no, non più, ma perché io ho molte cose da fare e la mia vita sta andando da un'altra parte, certo, però per certo. tanti anni ho lavorato con loro. Certo, ci vuoi parlare un po' della tua esperienza in questo progetto che c'è stato sabato scorso? Sono stati da noi gli One Way Ticket e Morris ci ha parlato di te, ha detto mi ha colpito positivamente Diego Mancino. No, oh, grazie. Quindi grazie a lui. Aiuta, ormai è più di un anno che non suono con loro, perché veramente mi sono messo a fare questo disco, per cui figurati, non avevo proprio tempo. Poi ho iniziato a scrivere anche per altri, che era una cosa che non avevo mai fatto e mi ha assorbito tanto tempo mentale. Devo dire che l'esperienza Rezophonic per me è voluto dire anche, oltre all'esperienza proprio di suonare per un ideale come quello, ma io ho incontrato persone come DJ Mike, per esempio, ci siamo incontrati in una camera d'hotel dopo un concerto, e così come Max Zanotti abbiamo potuto scrivere assieme delle canzoni molto belle, sia per i miei dischi che per altri, insomma... è stato anche un posto dove le persone si sono incontrate, e questa cosa qua per me comunque resta nel cuore come una roba importante, un punto di incontro tra varie realtà. Sì, perché ci si trovava sai, molti musicisti non si sarebbero mai incontrati perché arrivavano da posizioni sonore molto diverse. Sì. E invece quello era un palco dove comunque ci si incontrava e si facevano delle cose assieme, che poi spesso sono sfociate in collaborazioni e dischi di altri della scena, quindi mi sembra una cosa eccezionale, direi. Infatti anche Morris ci parlava di questa esperienza molto molto particolare, insomma ci ha un po' aperto gli orizzonti verso un lato della musica che spesso non tutti conoscono, spesso la gente guarda più il lato commerciale che non il lato umano. E per commerciale, scusa? Inteso come, cioè spesso le persone, ti spiego in maniera pratica, le persone non, quando ascoltano un qualcosa, un brano, un album, lo apprezzano solo per quello che ti esprime d'impatto, così non vanno veramente a capire nel profondo che cos'è, cioè si fanno trascinare molto dalla commercialità del brano più che dal valore che il brano può avere, in quel senso intendo. Sì, beh, poi è vero, però un sacco di eroi della tua musica e della mia non sono andati i primi in classifica subito, diciamo che non è essere primi in classifica che fa di una canzone qualcosa di importante per te e per gli altri. Ah, infatti. Cioè alla fine poi bisognerebbe ragionare anche su questo. Poi vabbè, io non sono uno che va proprio per niente primo in classifica, perché i miei dischi sono comunque poco conosciuti, però io quando penso ai miei dischi comunque li guardo pensando che sono dischi di successo, perché, certo. Perché a qualcuno sono arrivati e a quelli a cui sono arrivate le mie canzoni in qualche modo sono rimaste. Certo. E per me questo è già un grandissimo successo, in fondo faccio questo lavoro per questo motivo. Pochi ma buoni, insomma, nel senso quello. No, magari anche tanti. Tanti ma buoni. No, non credo che poi siano poche le persone che hanno voglia di sentire, di sentirsi rappresentati da certe cose, certe parole, da certi suoni, non lo so, alla fine è anche un po' questione di avere voglia di andare incontro alla musica. Forse siamo troppo abituati al fatto che la musica ti arrivi in casa, nel tuo computer, ovunque, da sola. Però è un po' un peccato, perché io mi ricordo che andavano a cercare nei negozi di dischi, ci vado ancora con un mio amico. Io lo faccio, non dirlo a me. Intanto vado lì, lo guardo, scartabertiamo, cioè ci mettiamo a guardare un po' di cose, no? E scopri dei dischi che non sapevi, non ricordavi. Un po' adesso che ne abbiamo così tanti a disposizione, potremmo farlo anche di più. In fondo non è difficile trovare
della buona musica italiana in Italia, e figurati con... proprio facile. Sì, infatti, ma ti do pienamente ragione, mi riconosco pienamente in queste parole. Ti chiedo, ti faccio una domanda un po' contorta, che faccio a tutti, però è un po' contorta. Allora, ipotizziamo che tu incontri una persona che non ti conosce, non sa chi sei, né come persona né come artista. Ti chiedo di indicare a questa persona, questa ipotetica persona, un brano, un pezzo non tuo però, che ti rappresenta appieno come persona e come artista. Vabbè. Uno è difficile. Cioè, così è abbastanza improponibile. No, non mi sento rappresentato da una sola canzone. No, non esiste una canzone. Però, non lo so, ci sono dei brani... Anche più di uno. Sono dei brani come La Domenica delle Salme di Fabrizio De André che... non rappresentano me, rappresentano altre cose, però rappresentano tanto anche il mio paese. A volte quando ascolto quel brano penso che una parte di me sia lì, comunque dentro, rimasta lì dentro in quella canzone. Ma come quella, anche quando ascolto certi, non so, mi viene in mente Charlotte Sometimes dei Cure, una canzone che ha qualcosa di me, che è rimasto di quando ero adolescente. Ma così come ma ce ne sono così tante, è impossibile dire. Ci vorrebbe una vita per dirle. No, è una domanda senza risposte, no? Non esiste una canzone. Io credo che viviamo in tantissime canzoni. Ognuno di noi vive in tante canzoni. Sì, no, vabbè, ognuno. Ma perché tu hai una canzone tua? Sì, profondamente tua, dimmela. No, non ce n'è una. Però c'è gente, tipo ad esempio Morris mi ha risposto Waiting for the Sunday Doors. Mi ha detto, io mi sento rappresentato in quella canzone, punto. Ecco. No, io dipende, perché sono in un momento di... cioè, se sono selvaggio ti dico altre canzoni. Sono dei momenti nella vita in, certo, cui hai bisogno di un tipo di musica, no? Per cui, ecco... dipende dal momento. Sì, però ci sono dei giorni in cui sono Stooges dalla mattina alla sera. Vabbè, sì, infatti, poi alla fine se sei triste ascolti qualcosa, se sei felice ne ascolti altre, sarà sempre così. Sì. Ti chiedo, certo. Vabbè, io personalmente, tu mi hai chiesto una canzone, e tipo, ti posso dire seriamente Rock the Cash, ma dei Clash un giorno, poi il giorno dopo magari esatto. Posso ascoltare Herbie Hancock, per dirtene una, cioè, esatto. Non c'è una canzone per ogni giorno, cioè, anzi di solito io spazio tantissimo, quindi magari serio un'ora, cioè tipo stamattina mi stavo intrippando tantissimo con The Last Day of Summer dei Cure, poi stasera Tommy mi riprendo un qualcosa di, che ti devo dire, di jazz, oppure tipo Little Green Bag, qualsiasi cosa, insomma, non dipende dal momento. Ti faccio un'ultima domanda su quello che fai, su quello, diciamo che è molto simile a questa, però più breve. Dimmi tutto, dimmi. Più breve. Ti chiedo tre aggettivi, anche se a volte la musica non è facile categorizzarla, ma ti chiedo tre aggettivi per definire la tua musica in maniera semplice, breve e concisa. Ma questo disco è anarchico, postmoderno, poetico. Sei troppo punk, troppo con l'anarchico proprio. Ma è anarchico perché... c'è una libertà, c'è la, certo, libertà anarchica di chi in fondo sta veramente affrontando un suono nuovo, per cui non mi sono posto dei codici, sì, e Mike mi ha aiutato a non averne, anzi a trovarne, se vuoi, di ancora diversi, ancora in questo senso è un disco anarchico, sì, capisci, sì, cosa, sì, intendo? Sì, 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 è un, sì, disco, sì, che non si vieta di essere... molto esposto, di essere spudorato, ma nello stesso tempo ha qualcosa di duro, certo, di corroso, di quasi emancipato dalla, sì, bellezza. Sì, no, ho capito benissimo ciò che vuoi dire. Ti faccio un'ultima domanda, però questa diciamo che esce un po' dall'ambito della tua musica. Ti voglio chiedere una tua considerazione sulla musica indipendente in Italia, o comunque su quello che non ci viene propinato di solito dai canali musicali,
insomma, quello che di solito c'è nel sottobosco della musica italiana. Voglio una tua considerazione. Ma ci sono tante cose belle e tante cose inutili. A me molte annoiano, però a volte indubbiamente alcuni musicisti fanno dei dischi brillanti. Però temo che il problema sia chi guarda e ascolta e chi scrive di questi dischi, perché a volte si accontenta oppure prova a rendere plausibile magari qualcosa che plausibile non è veramente. Ad ogni modo è vero che i gusti sono gusti, per cui io penso che in Italia ci siano delle grandissime band rock, e penso ai Verdena, che sono secondo me un orgoglio che potremmo portare in giro per il mondo. Ci sono anche dei dischi che stanno per uscire, come ce n'è uno, si chiama Manu Puma, questa è una cantautrice e ha un disco in uscita veramente stupefacente. Poi dire se sono alternativi o no, io non credo che il mondo indie abbia problemi diversi da quello di una major. In fondo i dischi non li vuole comprare nessuno, per cui i problemi sono gli stessi. Per esempio sarebbe chiedere non tanto a noi che facciamo i dischi, quanto a chi i dischi poi li compra, se veramente ha voglia di adottare i musicisti, come si fa con gli sportivi in questo paese. Cioè, noi italiani spesso ci abboniamo alle squadre di calcio spendendo un fiume di denaro, ma ci rifiutiamo a volte di comprare un disco perché costa 12 euro. Questo mi fa pensare che forse abbiamo perso un po' di vista che cosa vuol dire avere un grande disco nel tuo paese, nella tua vita. Per esempio, ci siamo di recente scomparso Lucio Dalla, che è un gigante, e quasi un po' c'è stato un risveglio, no? Ah, cavolo, Dalla aveva fatto dischi incredibili, aveva veramente fatto delle cose incredibili, le ero dimenticate. Invece bisognerebbe veramente pensare, soprattutto poi in questo momento, a chi è contemporaneo, no? Certo. A chi c'è adesso, e provare a difendere i loro dischi comprando, certo, e dicendo ai tuoi amici che è fico comprare un disco di uno che ti piace. Hai ragione. Figa. Caspita, ma parlando di Lucio Dalla, cioè, sabato scorso c'è stato un gruppo, Io ho sempre voglia, che hanno fatto parte del gruppo di Sanremo Giovani, e mi confermavano che a Sanremo vedevi in giro questa persona piccola ma allo stesso tempo immensa. Anche senza parlare ti esprimeva questa immensità. Quelli sono giganti. È un gigante, sì. Cioè, li vedi e li senti, non hanno una forma, sono grandi come le cose che dicono e fanno. È vero, è vero. Che dire, ringraziamo Diego per la chiacchierata pomeridiana. Grazie a tutti voi. E speriamo di vederti da queste parti quanto prima. Ho moltissima voglia di venire da quelle parti. Se vieni tantissimi, anzi li saluto tutti. E noi salutiamo te. Se vieni ti facciamo assaggiare tante cose buone, che qua c'è tanta roba da mangiare. A zio. Ciao Diego. Ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao.